TGS, l'informazione di Studio 90 Italia. Buonasera, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. In apertura, riunione operativa oggi a Catania in vista dei festeggiamenti agatini. Tra i temi sul tavolo, la previsione dei costi, passando per i pagamenti dei trasportatori delle candelore, fino al potere di imporre sanzioni qualora gli attori della manifestazione religiosa non rispettino il regolamento per la sicurezza. Una macchina ormai ben oleata, quest'anno ci saranno misure più stringenti per quanto riguarda le vie di fuga e i percorsi della processione. È stato stilato un prospetto con tutti i costi previsti per il 2018, compresi quelli per la nuova candelora dei maestri artigiani. In totale, il comitato per i festeggiamenti agatini, presieduto da Francesco Marano, prevede di ricevere quasi 439.000 euro, 415.000 euro come contributo del comune di Catania, 15.000 euro da parte dell'AMT, l'azienda metropolitana trasporti, 5.000 euro tra donazioni private. A questi si aggiungeranno quasi 3.800 euro come avanzo dell'esercizio precedente. Questo tesoretto verrà speso interamente per pagare tutti i capitoli di bilancio. In particolare, per i fuochi d'artificio saranno spesi 157.000 euro, oltre 15.000 euro serviranno per l'illuminazione, 75.000 euro andranno come compenso per il lavoro occasionale dei dipendenti comunali e infine una buona fetta, 102.000 euro, sono destinati al contributo alle 12 associazioni delle candelore. E adesso la cronaca: i poliziotti hanno sequestrato una Ferrari 430 Scuderia a Catania che, per effetto di indagini patrimoniali eseguite dal gruppo della Guardia di Finanza, risultava da ricercare perché sottoposta a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nel febbraio dello scorso anno. Il provvedimento riguardava ogni bene intestato nella disponibilità di un professionista etneo, titolare di uno studio di radiologia, che a conclusione di un'attività di verifica svolta dalle Fiamme Gialle era stato denunciato per aver evaso oltre un milione di euro di imposte correlate a ricavi che due società a lui riconducibile per 4 annualità non avevano dichiarato il fisco. La Ferrari era in un capannone abbandonato nel rione Zia Lisa. I vigili del fuoco hanno reciso il lucchetto del cancello di ingresso e aperto la sala cinesca. L'auto, il cui valore di mercato è di circa 190.000 euro, è stata presa in consegna dalla polizia, poi affidata in custodia. E carte di circolazione e atti di proprietà di autovetture risultati falsificati e rubati all'unità territoriale ACI di Catania, lo ha confermato il tribunale dopo un'importante investigazione della polizia nel corso dell'ultima udienza del processo scaturito dall'operazione Ispanica, la mega inchiesta che nel 2011 svelò un fiorente traffico di vetture di prestigio a prima vista acquistate in Spagna, ma in realtà rubate e riciclate tra Catania, Siracusa e Napoli. Per tale inchiesta sono finite alla sbarra 44 persone accusate di aver dato vita a una vasta organizzazione criminale operante nell'asse Sicilia-Campania. I capi d'accusa, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione e falso. E ha aggredito tentando di rapinare una donna. Si tratta di un 32enne di origine tunisina senza fissa dimora, arrestato perché ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale, lesioni personali e tentata rapina aggravata. La donna, una catanese di 34 anni, ieri mattina intorno alle 6, mentre dinanzi alla stazione centrale di Piazza Giovanni XXIII attendeva uno degli autobus dell'MT, è stata avvicinata dall'uomo, il quale, con la scusa di una sigaretta, l'ha afferrata cingendole il braccio al collo e baciandola prima sul viso e sulla bocca. E cambiamo argomento, parliamo di agricoltura. Una lunga giornata di lavori per la prima assemblea elettiva congressuale della CIA Sicilia Orientale dopo l'accorpamento delle province di Catania e Messina, nel corso della quale sono stati eletti i nuovi vertici che guideranno la confederazione per i prossimi 4 anni. La nuova giunta CIA Sicilia Orientale sarà presieduta dal riconfermato Giuseppe Di Silvestro. Ma sentiamo il presidente Di Silvestro. La nostra agricoltura siciliana, fatta di eccellenze, in questo momento ha un trend positivo sul mercato. Noi lo dobbiamo utilizzare risolvendo le problematiche che abbiamo, che sono i costi, che sono la logistica, che chiaramente ci penalizza moltissimo, e che sono chiaramente investimenti che bisogna fare alle aziende agricole. Bisogna rinnovare le nostre aziende agricole con piani seri. Soprattutto nel nostro territorio, in questo momento l'agrumicoltura sta subendo una grave crisi che è legata alle fitopatie e alla siccità. Ed è tutto. Da Letizia Carraro un saluto a tutti voi. Buon proseguimento di serata. Abbiamo trasmesso TGS, l'informazione di Studio 90 Italia.